Bilancio 2012, manutenzione degli edifici scolastici, attenzione alle fasce deboli. Abolizione delle province, parla il presidente dell'UPI Campania. Forestali, la provincia accanto ai lavoratori. Giochi della provincia, al via la mostra del manifesto olimpico. Bentrovati con il TG di informazione salernitana.it. In primo piano il bilancio di previsione 2012 dell'ente di Palazzo Sant'Agostino. La provincia di Salerno, grazie ad una rimodulazione del ciclo delle entrate, mantiene la stessa spesa programmatica del 2011. Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2012 per un importo complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro. Quali gli elementi caratterizzanti? Beh, sicuramente è stato uno dei bilanci più complessi che abbiamo chiuso in provincia, proprio perché siamo, come dire, in un effetto riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, da parte della Regione, che logicamente complicano il modello di stesura del bilancio, perché bisogna comunque far fronte a quelle che sono le spese di gestione e di funzionamento del nostro ente. Nel caso di specie, appunto, noi abbiamo avuto dei significativi trasferimenti dal 2010 ad oggi, perché nel 2010 avevamo circa 27 milioni di euro di trasferimenti da parte dello Stato, che si sono ridotti in sostanza a meno di 3 milioni di euro in quest'anno, e queste risorse comunque sono destinate a un cofinanziamento che lo Stato fa per l'IVA sui trasporti, quindi una importante riduzione. Però, nonostante queste difficoltà, attraverso una gestione molto attenta e oculata del ciclo delle entrate, siamo riusciti ad equilibrare le entrate dell'ente, e quindi non abbiamo applicato quei tagli che erano necessari per far quadrare il bilancio. Relativamente alle spese, quali sono le novità di questo bilancio? Allora, quando in qualsiasi famiglia noi ci troviamo di fronte, appunto, a dover far fronte a delle spese di gestione, di funzionamento, e di fronte a delle entrate che si riducono, è chiaro che il padre di famiglia, nel nostro caso il presidente Cirielli, con l'aiuto appunto di tutti i componenti di questo gruppo familiare, si siede e ragiona. Noi abbiamo inteso, come dire, migliorare quello che era il ciclo della spesa. Abbiamo applicato delle importanti riduzioni del controllo sulla spesa, ad esempio per l'energia elettrica, la spesa per quanto riguarda quella telefonica, anche la gestione appunto delle autovetture di servizio. Abbiamo razionalizzato il tutto per quanto è possibile razionalizzare, sempre mantenendo appunto in funzione l'esercizio dell'ente, e con questo abbiamo ottenuto appunto importanti economie anche nei canoni di locazione. Noi abbiamo avuto una riduzione notevole dei canoni di locazione, ad esempio per gli istituti scolastici, che quando siamo entrati in gestione appunto nell'ente nel 2009 ammontavano a circa 8 milioni di euro, li abbiamo ridotti a meno di 6 milioni di euro, quindi un importante risparmio che è stato, come dire, trasferito una parte per far fronte appunto a queste riduzioni, ma l'altra parte in investimenti di qualità. E quindi noi abbiamo esteso appunto la manutenzione dell'edilizia scolastica alla Rechi, che è la società strumentale del nostro ente, che ha visto aumentare appunto l'investimento rispetto all'anno scorso di circa 2 milioni di euro. E quindi noi, per la manutenzione ordinaria dell'edilizia scolastica presente in provincia, svolta tutta dalla società provinciale Rechi Multiservice, ammonta circa 10 milioni di euro. Stesso ragionamento è stata fatta per la manutenzione delle strade, dove noi abbiamo stanziato appunto anche qui 10 milioni di euro. Quindi una razionalizzazione della gestione complessiva della macchina amministrativa, e quindi abbiamo raggiunto e mantenuto quegli standard di qualità che si devono essere portati avanti nell'interesse della nostra comunità. Un'attenzione particolare anche alle fasce deboli. Sì, anche sulle fasce deboli abbiamo mantenuto quei livelli di finanziamento previsti negli esercizi precedenti, ma anzi in alcune circostanze abbiamo anche potenziato con finanziamenti che hanno visto appunto a favore dei alunni disabili che frequentano appunto istituti superiori, un aumento di circa 70.000 euro delle risorse stanziate nell'esercizio precedente. Quindi un significativo interesse verso queste persone appunto che soffrono maggiormente e a cui bisogna prestare particolare attenzione. Il bilancio è fatto di voci e di numeri, dietro i quali ci sono le risorse dei cittadini riversate nelle casse dell'ente per finanziare servizi ed opere per le comunità amministrate. Dare i numeri nel linguaggio corrente vuol dire cabbala, darli nella vita di un ente è un dovere di chi governa la cosa pubblica.
ordinati per voci negli stati di previsione, danno il segno delle scelte politiche rispetto ai fabbisogni del territorio. Si tratta di una sorta di TAC che è tanto veritiera quanto più è leggibile e trasparente. E questo è uno degli elementi distintivi di un bilancio rispettoso della fiducia conferita dagli elettori ai loro amministratori. Più che la quantità delle risorse, conta la qualità del loro impiego, perché nel bilancio di un ente il numero non è solo un'espressione contabile, ma fundamentum repubblice. Era noto anche agli antichi romani. L'abolizione delle province è un'operazione illegittima ed incostituzionale, a dirlo il presidente dell'UPI Campania, Pietro Langella, l'intervista di Maria Grazia Petrizzo. Del futuro delle province, del riordino del ruolo e delle funzioni proprie dell'ente se ne è parlato a Palazzo Sant'Agostino in un convegno regionale organizzato dalla CGL Campania. Numerose intanto le iniziative che si registrano sul territorio provinciale contro la riforma del governo Monti che trasformerebbe le province in enti di secondo livello. Sull'argomento abbiamo ascoltato il presidente dell'Unione Province Italiane della Campania, Pietro Langella, che ai nostri microfoni ha sottolineato come la riforma non apporterebbe alcuna riduzione dei costi della politica, con il rischio di un rapporto meno funzionale con il territorio. Sicuramente la provincia di Salerno, come realtà, di ampiezza è tra le più penalizzate, però non è che sta per cancellare, nei dati di fatti ha già cancellato tutto il decreto Monti, anche perché ci ha delegittimati nel continuare. Noi non riusciamo a fare programmazione come enti, e quando in politica non si programma significa che poi si arriva, messo che si arrivi, tardi e male. Quale sarà il futuro dei lavoratori? Un'incognita, bisognerebbe chiederlo a Monti. Noi, nella fattispecie, parlando delle province della regione Campania, si parla di un'area metropolitana di Napoli città, che può essere più facile, se non altro come estensione demografica. Però il problema fra Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino è tremendo. Io non so, a prescindere i dipendenti dell'ente diretti, quanti ne sono, ma quello che mi chiedo io è per le partecipate, per le aziende di trasporto, che poi sotto certi aspetti sono prettamente di proprietà degli enti provincia. Non lo so perché non ho la facoltà. Come amministratore, perché indipendentemente dal ruolo di presidente UPI, io sono un amministratore della provincia di Napoli, come amministratore non sappiamo che programmazione fare. Abbiamo chiesto una cosa, forse che è la cosa più facile, più semplice sotto certi aspetti, di chiedere alle nostre partecipate, quindi alle partecipate, non ai dipendenti dell'ente stesso, un piano industriale, proprio per cercare di approvare il piano industriale, per cercare di garantire i lavoratori. La sensazione è che non ci sarà il vero risparmio auspicato dal governo Monti. No, la sensazione per un'analisi dei costi fatti dalla Bocconi, commissionata dall'UPI nazionale, è evidente, palese, c'è certezza che costerà di più abolire le province e demandare tutte quelle che hanno le competenze alla regione, ma in particolar modo proprio per gli stessi dipendenti in questo momento delle province in Italia. Guardi, io ritengo che sia stata fatta un'operazione di facciata, un governo tecnico dopo 20 giorni che si insedia fa un'azione politica, perché questa è un'azione politica illegittima, anticostituzionale, che è quella lì dell'abolizione nei fatti dell'ente provincia, ricordando che coloro che rappresentano gli enti provincia, tengo a precisare, sono legittimamente eletti e non nominati, come ho avuto modo di dire in altre occasioni. Oggi sfugge, ma all'inizio Monti aveva previsto che in 3 mesi le province dovevano chiudere i battenti, senza contemporaneamente tenere conto di quello che erano le competenze, i dipendenti e questi servizi che le province erogano a chi venissero demandati. Come faranno gli amministratori dei piccoli comuni salernitani a dialogare con la regione Campania? La regione Campania, i nostri rappresentanti in regione, andando al di là dei colori e dei partiti, che non spendono una parola sul benedetto decreto Monti per l'abolizione delle province, e io non riesco a capire, nella fattispecie l'ultimo amministratore della provincia di Salerno, l'ultimo inteso come ai confini con la Calabria o con il Potentino, con la Lucania, che vada un attimo a Santa Lucia per farsi ricevere da un funzionario o da un dirigente o viceversa da un amministratore della regione.
Regione Campania. Io ritengo che neanche con un'appartenenza politica si ci riesca, ma per un semplice motivo. C'è un distacco tra quello che è la politica negli enti locali, la rappresentanza del territorio localmente, in particolar modo per i comuni piccoli e purtroppo la provincia di Salerno, bisogna prendere atti che ne ha tanti, e quello che sono le istituzioni sovracomunali, sovraprovinciali e così via. Il Consiglio provinciale ha approvato i regolamenti della Biblioteca provinciale, il Corpo di Polizia provinciale e quello relativo al controllo delle specie invasive di fauna selvatica. L'Assise ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo di circa 45.000 euro ed ha deliberato l'approvazione dello schema di statuto per la Fondazione Merides con l'obiettivo di valorizzare il territorio della provincia. Nel corso della seduta il consigliere provinciale Costabile D'Agosto ha dichiarato la sua indipendenza e l'uscita dall'UDC. La provincia di Salerno ha condiviso il documento stilato dall'UNCEM Campania, dai presidenti delle comunità montane salernitane, dalle sigle sindacali e dai sindaci del territorio sull'emergenza forestazione. A Palazzo Sant'Agostino si è svolto un tavolo coordinato dal vicepresidente della provincia Antonio Iannone alla presenza dell'assessore Marcello Feola, che ha fatto seguito alla manifestazione dei lavoratori in piazza Mendola sostenuta dai rappresentanti dell'amministrazione provinciale. Il documento sarà inoltrato al prefetto di Salerno, al presidente della Regione Campania e al presidente del Consiglio regionale. Le richieste riguardano l'attivazione di piani stralcio forestali che consentano la continuazione delle attività di forestazione e l'apertura di un tavolo di crisi istituzionale con il governo nazionale. Nuove politiche in favore della crescita socio-economica della provincia salernitana è stato il tema del convegno organizzato da Azione Liberale Salerno, svoltosi a Palazzo Sant'Agostino. All'incontro hanno partecipato il vicepresidente della provincia Antonio Iannone, l'assessore provinciale Antonio Fasolino, il presidente di Azione Liberale Mariano Acone, il tesoriere Raffaele Marciano, il presidente onorario Gianluigi Cassandra e il consigliere comunale di Napoli Gianni Lettieri. Italia 151 italiani contemporanei, la mostra d'arte itinerante che si pone in continuità con le manifestazioni per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, farà tappa al Museo Archeologico Provinciale dell'Agro Nocerino Sarnese fino al 29 maggio prossimo. L'esposizione organizzata dalla provincia di Salerno, curata dal critico d'arte veneziano Boris Brollo e dallo storico d'arte salernitano Marco Alfano e coordinata da Lucio Feltra, mette insieme 16 artisti provenienti da tutta Italia. I quadri, le sculture e le installazioni sono state già esposte anche nei locali della Grancia di Sala Consilina. L'assessorato alle politiche sanitarie della provincia di Salerno ha aderito alla giornata mondiale della voce con visite gratuite a Palazzo Sant'Agostino. Il servizio di Ivana Romano. Anche la provincia di Salerno ha aderito alla giornata mondiale della voce con visite gratuite presso i locali di Palazzo Sant'Agostino. Un'iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta a tutti i cittadini della provincia è stata promossa dall'assessorato alle politiche sanitarie di Salerno. Si tratta di un intervento di diagnosi dei disturbi vocali effettuata mediante visita specialistica, come spiega l'assessore Sebastiano Dierna. Io ho ritenuto, come assessorato alle politiche sanitarie, mettere a disposizione dei cittadini della provincia di Salerno un professionista, anzi una professionista, la dottoressa Magaldi, che è specializzata in questo settore, per far sì che i nostri concittadini potessero avere in modo gratuito degli esami. Dottoressa Magaldi, quanto è importante la prevenzione per combattere le patologie dell'apparato fonatorio? La prevenzione è fondamentale, bisogna fare una visita foniatrica e una visita logopedica per evitare di incorrere in problematiche come tumori, polipi o noduli. E tramite la provincia, per esempio, che ha risposto attivamente a questa proposta, si arriva a tutti. Di recente l'assessorato provinciale alle politiche sanitarie ha diffuso in occasione del convegno Ambiente e Salute il registro dei tumori della provincia di Salerno. I dati raccolti hanno evidenziato come l'incidenza negativa dell'inquinamento ambientale abbia gravato sulla mortalità oncologica.
In occasione dei Giochi della Provincia di Salerno 2012, il CONI e l'Assessorato Provinciale allo Sport promuovono la mostra del Manifesto Olimpico. Giacinta Staffieri. Dopo la presentazione della mascotte e successivamente della fiaccola olimpica presso la sede del CONI è stata presentata la mostra del Manifesto Olimpico per i Giochi della Provincia di Salerno 2012. Un richiamo alla storia, alla tradizione sportiva classica e all'importanza delle imprese dei grandi atleti del passato. 28 manifesti delle varie edizioni delle Olimpiadi che si sono susseguite dal 1896, data dell'inizio delle Olimpiadi moderne. I poster raccontano diversi momenti storici che hanno caratterizzato il più grande appuntamento sportivo di tutti i tempi. Attraverso la grafica dei manifesti si coglie l'essenza del paese organizzatore dei giochi. La mostra sarà ospitata da diverse scuole presenti sul territorio salernitano: Agropoli, Cava, Roccapiemonte, Salerno, Vallo della Lucania e Battipaglia. La mostra del manifesto sportivo è inserita nell'ambito dell'evento Giochi della Provincia di Salerno 2012 e nasce da una collaborazione tra l'Assessorato allo Sport della Provincia di Salerno, il Comitato Provinciale del CONI, il MIUR Ufficio Educazione Fisica, la sezione Castelluccio dei Veterani dello Sport e la sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Azzurri d'Italia. Questa settimana con la rubrica Intramenia siamo andati alla direzione dei musei, dove Luisa Tornitore ha intervistato il responsabile della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Francesco Buono. La provincia di Salerno conserva gelosamente una biblioteca dedicata agli amanti del bello. Ne parliamo con il responsabile Francesco Buono. Oltre 10.000 testi nella Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte conservati qui alla Direzione Musei della Provincia di Salerno, un patrimonio considerevole. Sì, certamente, anche perché sono testi difficilmente reperibili in altre biblioteche. Neanche la Nazionale di Napoli ha molti di questi testi, perché sono testi messi insieme con amore dal professore Venturino Panebianco. Quindi il nucleo base di questa biblioteca era la biblioteca di lavoro del professore Panebianco, che poi si è ingrandita con testi specialistici in archeologia e in storia dell'arte, perché questa è una biblioteca specializzata, con pubblicazioni nelle varie lingue, dal greco al latino, inglese, tedesco. Quindi è una biblioteca per specialisti, è una biblioteca per laureandi ed è frequentata da questo tipo di utenza. Oltre alla sezione biblioteche, la Direzione Musei della Provincia di Salerno conserva anche un archivio storico di notevole importanza. Sì, è l'archivio storico dei musei, che confluirà successivamente nell'archivio storico provinciale. Questo archivio storico inizia nel 1920 e quindi conserva tutti gli atti relativi agli scavi effettuati dall'amministrazione, dalla provincia, perché prima le sovrintendenze non esistevano, ed ecco perché tanti reperti provenienti dai vari scavi si trovano nei musei provinciali. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Il TG di informazione salernitana.it torna la prossima settimana.